Giacomo Urtis sciocca a pomeriggio 5, ho paura. Pomeriggio 5, la clamorosa confessione di Giacomo Urtis. È appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte del rotocalco prodotto da Video Nevs, Barbara D'Urso ha parlato dei casi di cronaca più importanti della giornata, intervistando in esclusiva e anteprima anche Francesco Mangiacapra, il quale ha querelato il prete di Massa Carrara, reo di aver truffato i suoi fedeli. E di truffe la popolare conduttrice ne ha parlato abbondantemente anche nella seconda parte della trasmissione. Tanti gli ospiti in studio a dibattere di questo argomento, tra i quali il famoso chirurgo plastico ed ex concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi Giacomo Urtis. Difatti, quest'ultimo ha dichiarato di essere stato vittima di un furto d'identità nei mesi scorsi, asserendo: il mio cellulare è stato clonato e venivano chiamati i miei amici con il mio numero con lo scopo di insultarli a mio nome e ho paura e tutto è iniziato da quando ho aperto la clinica nuova e... Giacomo Urtis ha inoltre aggiunto, che tra le vittime ci sono stati diversi suoi amici VIP, tra i quali Valeria Marini, Francesca Cipriani e Alba Parietti. E, come molti si ricorderanno bene, è stata proprio quest'ultima a far emergere settimane fa questa faccenda. Giacomo Urtis a Pomeriggio 5, la dichiarazione shock da Barbara D'Urso. Alba Parietti, qualche settimana fa, ha scritto un lunghissimo post, asserendo di venire minacciata e insultata da tempo da una persona con un numero non presente nella sua rubrica telefonica. E in fondo al suo lunghissimo post pubblicato su Facebook ha chiesto l'aiuto dei suoi tanti fan per capire di chi fosse quel numero, rendendolo noto. A quel punto, grazie all'ausilio di Selvaggia Lucarelli, è stato scoperto che qualcuno ha clonato il numero di cellulare di Giacomo Urtis. E quest'ultimo, proprio poco fa, ha voluto parlare di questo brutto fatto a Pomeriggio 5, aggiungendo di essere anche molto preoccupato perché una volta che ha fatto la denuncia è stato a sua volta chiamato da persone che si sono spacciati per poliziotti. Motivo per cui ha ingaggiato una guardia del corpo, con il compito di controllare giorno e notte la sua abitazione. Ma non ci sono solo cattive notizie per l'ospite di Barbara D'Urso. Difatti, proprio oggi, il noto chirurgo ha raggiunto un importante traguardo, ha compiuto 40 anni. E proprio a tal proposito qualche ora fa ha scritto un post su social, dichiarando: non festeggio più il mio compleanno, compiere 40 anni per me è come un lutto. E chissà se i suoi amici riusciranno a fargli cambiare idea, magari con una festa a sorpresa. In attesa di scoprirlo, non resta che fargli i migliori auguri.